Eccoci. Questa è la seconda parte del video, insomma, delle conferme case editrici che seguiamo con amore da anni. Allora, c'è una casa editrice veramente molto molto interessante che vi consiglio di andare a seguire, che è il Barbagianni Editore. È una casa editrice piccola che edita poco, però quello che fa lo fa bene. Allora, noi ci siamo innamorati sempre per la grande come prime letture, quindi autonome, ma anche lettura a voce alta, del grande Nate, che loro hanno portato in Italia da poco. E è sostanzialmente un giallo, ha delle, diciamo, è un'alternanza di illustrazioni bianco e nere con illustrazioni a colori. Soprattutto, sì, amore, e soprattutto è in alta leggibilità, quindi sicuramente molto molto facile da leggere e da decifrare, quindi per bambini che si stanno approcciando proprio alla prima lettura autonoma, quindi straconsigliato a tutti coloro che sono in prima e seconda elementare, ma anche dopo. E dopo il Grande Nate abbiamo letto anche, anzi scusatemi, dopo il Grande Nate, che è questo, scusatemi, abbiamo letto il Grande Nate, La lista smarrita, entrambi splendidi. E poi quest'anno è uscito, adesso è uscito il Grande Nate e la falsa pista. Quindi, cioè, più che quest'anno, quest'autunno. Per cui, insomma, ecco, questo non l'abbiamo ancora letto, ma ce lo lasciamo per un momento speciale. E dopo Edizioni Corsare, volevo raccontarvi di Valentina Edizioni. Allora, Valentina Edizioni è una casa editrice che noi seguiamo da tanto tempo. Uno dei nostri libri preferiti è quello sul canto del lupo. Se non lo conoscete, poi ve lo recensirò perché secondo me il loro best seller. E quest'anno abbiamo scoperto L'isola delle oche. Sì, possiamo fare vedere, sono dentro un attimo, solo un secondo. Comunque è molto molto, tieni, molto molto carina come narrazione. E poi questo cos'è? non vi racconto la trama perché poi vi farò i post. Aspetta un secondo, amore, vedi L'isola delle oche, sennò qua impazziamo. Allora, poi c'è Anche i ragazzi possono fare, e anche le ragazze possono fare, che è un libro che abbatte gli stereotipi e i pregiudizi, appunto, che riguardano le passioni stereotipate e legate al sesso. E Un barbaro in calzamaglia, carinissimo anche questo, che è la storia di questo bambino figlio di una principessa super educata e super chic, ma anche di un insomma, un barbaro che poi insomma diventa il marito della principessa, della mamma, che ha insomma dei modi e dei costumi completamente diversi. Fa ridere ed è molto carino. Un barbaro in calzamaglia. Poi, tieni, amore, non lo vuoi questo? Quale vuoi? Questo è più forse per un po' più Questo grandini, ma in realtà neanche non troppo, lo voglio. eh. Aspetta, quello è un catalogo, amore. Poi mi sono lasciata affascinare dalla dolcezza di Rocío Bonilla, che è Di che colore è un bacio? Adesso c'è una sorpresa per te, preparati. E è veramente, veramente molto, molto carino. La bimba si chiede di che colore è un bacio, ovviamente passa a rassegnare tutti quanti i colori e poi scoprirete voi di che colore è veramente il bacio di Rocío. E per gli appassionati di questa autrice, illustratrice molto famosa, guarda un po' che ti regalo, amore. Giochiamo con i Minimoni. Minimoni è il soprannome di Rocío. Ed è, non è semplicemente un album interattivo, ma è molto di più. Infatti, all'interno trovate anche qualche piccola operazioncina, qualche esercizio per la motricità fine. A me è molto piaciuto perché non è il semplice album da colorare. Vedete? C'è anche qualche. Adesso te lo do, amore. Vedete? C'è anche qualche. C'è anche qualcosa di più e soprattutto mi è piaciuto. Un attimo, e soprattutto la cosa che mi è piaciuta è che mette al centro il bambino, chiedendo appunto proprio a lui quali sono i tuoi piatti preferiti, disegnali. E questa cosa mi piace tantissimo, il fatto di mettere al centro il bambino, che è il fruitore primo di questo libro. Shh. Molto velocemente andiamo a trovare l'apis. Oddio, l'altro non so più dov'è, dove l'ho messo, aiuto. Adesso, poi vi farò vedere quell'altro, ma comunque intanto, shh, calmati amore, un attimo. Allora, l'Apis ha un calendario pazzesco, incredibile, con davvero, davvero una marea di proposte interessanti. Noi abbiamo, credo, 60-70 libri solo di l'Apis. Sì, amore, scusate.
finta che sia una piccola pubblicità questa. E quindi vi stavo dicendo, l'Apis veramente, se non la conoscete, è da scoprire, ma penso che la conoscete tutti. Quello che mi sono comprata è Giusto o sbagliato, che però ha iniziato già mio marito, quindi abbiamo detto che finisce lui e inizio io. Di questo non vi dico nulla perché uscirà a breve il post. Allora, un'altra riconferma, aiuto, ovviamente è Orecchio Acerbo, che vabbè, mi sarei comprata praticamente tutto lo stand a mani piene, sarei tornata così. Mi sono contenuta e ho preso, diciamo, qualcosa del passato e qualcosa del presente. Un libro che ho sempre desiderato e che ho sempre trovato straordinariamente originale, che è A cosa pensi? Shh, un attimo, quello a destra di qua. Scusate la scarpetta. E, A che cosa pensi? Che io trovo veramente geniale perché è un libro con le alette che si aprono e praticamente vedete, si vede all'interno della letta a che cosa pensano i vari personaggi. Madonna, sono andato velocissimo perché ho paura che il video sia troppo lungo, ma è stancante e forse vi rimbambisco anche. Vado un po' più lenta e me lo godo. Stavamo dicendo che oltre a Orecchio Acerbo, A che cosa pensi? Ho preso anche una novità straordinaria, un silent che si chiama In the Tube. È veramente straordinario. Uno dei libri più belli che ho trovato alla fiera, devo dire la verità. E le tavole sono immersive, completamente fatte a mano, è proprio un'opera d'arte. Nel senso che di digitale non c'è veramente nulla, questi sono proprio disegni, è una vera e propria opera d'arte, ambientata nei sotterranei della metropolitana di Londra, quindi molto molto affascinante. Ed è la storia di questi due fratelli che si perdono e poi si rincontrano, ma si perdono e c'è tutto quanto un gioco di messaggi che la mamma lascia, fra i quali quello di tenersi per mano. E questo è il momento appunto in cui si perdono di vista e la sorella maggiore inizia appunto a chiamare, a cercare il fratello. È straordinario, veramente da scoprire, uscirà presto la recensione. Dopo Orecchio Acerbo, ancora che non c'è lei, mi sono un po' calmata. Dopo Orecchio Acerbo, ma sono già 7 minuti, aiuto, vi volevo far vedere le ultime tre, vediamo se la faccio in 1 minuto, non ce la farò mai, a parlarvi delle ultime tre notizie. Tre case editrici. Allora, Lavieri, che è la casa editrice, se non la conoscete, che è famosa per i suoi poster, di solito ha questi stand costellati da poster meravigliosi alle fiere, tra cui questo che è di Ciacio, che abbiamo da poco recensito, di Sara Curi. E ho preso anche qui qualcosa del passato e qualcosa del presente. I racconti di Punto e Bill, di Rita Petruccioli e Gianluca Caporaso, che è piaciuto moltissimo, quindi non vedo l'ora insomma di leggerlo anch'io. E poi La ballata di Betty Bright, che abbiamo già letto, carino, di Davide Panizza. Quindi abbiamo preso anche un albo illustrato, quindi qualcosa per i più piccoli, diciamo, qualcosa per un po' più grandi, visto che siamo appunto, abbiamo io una figlia di 4, una figlia di 6, 7. Allora, chiudo con le ultime due case editrici che adoro. Allora, la prima è Giacca Book, che riesce veramente sempre a stupirmi, nonostante appunto pensavo insomma che no, vabbè, non potrà esserci un libro più bello di questo, invece alla fine riesce sempre a stupirmi. Allora, ho preso Mamma Lupa, che è la storia appunto di Romolo e Remo, molto carino, ma soprattutto standing ovation per i libri che sto per mostrarvi. L'uomo sulla luna, che è una novità che racconta il volo, il primo volo sulla luna dell'Apollo 11. È un libro straordinario, è un libro da avere assolutamente, perché è emozionante, perché è bello per i grandi, è bello per i piccoli, è bello per tutto, è fatto benissimo, ha un font altamente leggibile anche se non è in alta leggibilità, comodo, è un cartonato, è prestigioso come libro, ma neanche così tanto costoso. Un libro del genere mi aspettavo costasse molto di più e invece no. Veramente complimenti per il lavoro che è stato fatto e adesso
adesso ho avuto voglia di vedere tutto ciò che riguarda la Luna e lo farò, perché comunque mi ha veramente affascinata. Mia figlia grande non l'ha ancora letto, per cui insomma vi do solo il mio parere. Poi quando c'è la recensione, di solito prima lo faccio leggere anche alle bambine, quasi sempre, se non sempre. E poi, vabbè, premiato, magari lo conoscete già, però insomma, vedo, non vedo, stravedo. Un libro divulgativo straordinario sulla vista, ma in tutti quanti i sensi, in cui perdersi e approfondire molti argomenti. Un libro veramente per curiosi, per persone che non ne hanno mai abbastanza di conoscere, di sapere, ma vogliono anche essere illuminati dalla bellezza, dalla straordinaria, dalle straordinarie illustrazioni, della grafica accattivante di Andrew Lesive e Romana Romanshin. Spero. E dopo questo c'è anche, o prima, adesso non lo so, Forte, Piano, Sussurro. Sono libri veramente straordinari. Non mi ricordo quale dei due ha vinto l'Andersen, ma comunque credo forse questo, ma comunque uno più bello dell'altro, che vi devo dire. Sono libri straordinari che secondo me vale la pena scoprire in libreria appena riuscite. Chiudo questo lunghissimo video, forse il video più lungo della storia di Piccole Ali, con delle graphic novel. Sapete che io ne sono appassionata, sapete che ogni settimana io esco con una graphic novel, e l'autrice che vi sto per mostrare è una delle mie autrici preferite ed è Taqua Ben Mohammed, edita per Orecchio Acerbo, scusatemi, perdonatemi, Becco Giallo, questo è un capolavoro, senza parole. Un'altra via per la Cambogia è la storia vera del suo viaggio in Cambogia, un viaggio durato 2 settimane come volontaria, in cui scopre tutti i retroscena, insomma, che purtroppo colpiscono gli abitanti della Cambogia, i cambogiani. È un libro da leggere, ragazzi. Questo è un must, perché è un libro straordinario, veramente. È molto molto importante che tutti noi conosciamo questa storia. Per cui ecco, vi ho lasciato il post, quindi non aggiungo altro. Di lei abbiamo letto anche il suo primo libro, che è Sotto il velo, sempre edito da Becco Giallo, che abbiamo adorato, che io ho adorato, perché scusatemi, parlo al plurale, ma questo l'ho letto soltanto io, e La rivoluzione di Gelsomini, che è secondo me la sua opera più bella in assoluto, una vera e propria un vero e proprio capolavoro, ed è sempre edito da Il Becco Giallo. Quindi, se vi devo dare un consiglio, questo è più fresco, nel senso come scrittura e come prima lettura, insomma, per avvicinarsi al suo mondo, è sicuramente l'ideale.